Condivido perfettamente quello che hai detto, ma aggiungerei un'altra cosa, dato che questo progetto ancora può farci 6 mesi di vita, se ritiene opportuno, dato che le piante sono ancora lì, di fare approfittare per un'ulteriore indagine, affinché noi possiamo anche non solo concordare dare certezza ulteriore ai dati tuoi che sono abbastanza significativi, dico, ma se hai la necessità i collaboratori, i ricercatori sono tutti di squadra, e poi come giustamente hai detto, fare prima un incontro, io pensavo verso maggio, e che si avvia sicuramente qua la conclusione vera del progetto, dove noi possiamo tutti assieme, non così una chiacchierata pubblica, ma una chiacchierata più in privato di 1, 2, 3 giorni, quello che vogliamo, per vedere come articolare e come gestire i risultati di tutte queste ricerche, perché ripeto ancora il fatto che sono intersecate, magari se sono pubblicate o analizzate separatamente, hanno effetto. Sono mentre condivise già in partenza, no? Perché il coordinatore può raccogliere i dati e metterli tutti dentro. Ma tu mi insegni che una cosa è metterli dentro, una cosa è metterli dentro in una certa maniera, che potremmo anche tirare fuori, se me lo consente, un volume ad hoc, che potrebbe essere uno di tanti strumenti per la diffusione dei risultati che potranno servire a noi stessi ma anche a altri che si avvicinano a questo grande importante del settore di cui noi abbiamo affrontato alcune tematiche che ci portano a delle risultati. Che ne pensi? Tutto scritto? Io posso dire una cosa? Scusa, ma mi pare pensare questa cosa perché la vogliamo una proposta concreta, perché coordinati mi pare dall'Università di Udine, nel progetto Bando Imprese, cioè il progetto MIA, che in qualche modo si occupa delle stesse problematiche, anche questo finanziato dal Ministero, noi abbiamo simile, proprio perché l'idea era quella poi di mettere insieme un volume, la parola volume mi ha fatto venire in mente questa cosa, io suggerisco, perché ha passato Giambino ha parlato di maggio, io a maggio chissà dove sarò a occuparmi di, forse se piove abbastanza a cercare funghi, però voglio dire anche per i colleghi di Pescia, se voi vuoi interessare ai colleghi di Udine, voglio dire se l'idea è quella di mettere insieme un volume, qualcosa che dal punto di vista pratico dia informazione e risposte su questo argomento, che è una cosa importante, credo che invece di disperdere le cose, se le concentriamo potrebbe essere utile. Poi quando lo chiudete, il nostro progetto finisce il 12 di settembre. Come sempre ci sarà qualche mese di spostamento, se i tempi sono compatibili io suggerirei. È una questione credo piuttosto importante, questa è messo già ieri sera, no? L'importanza che mi pare anche la parola di Lucia nella conclusione e questo rapporto che c'è tra verde urbano, la possibilità di controllare in qualche modo gli inquinanti, il comportamento, la biodiversità, tutto l'argomento merita di essere in qualche modo di diventare un filone sul quale proporre anche in futuro investire qualche goccia di queste poche risorse che ci sono, perché lo do come suggerimento fino al 31 marzo posso darvi anche un aiuto concreto, dopo posso farlo per voi e per gli altri. Grazie Antonio. Come vedete siamo già supportati e integrare le cose per una maggiore completezza, anche perché sono
ripeto, fondi pubblici e delle soddisfazioni che possono dare e i risultati, a parte ai ricercatori e quanto altro si è occupato, possono soprattutto servire per le cose che verranno e non ripetere come capita. Ho capitato veramente in passato. Ma significa avere una maggiore completezza di questi risultati, di queste informazioni che vanno sicuramente a dare un maggiore rilievo a quello che abbiamo fatto, a quello che posso dire va bene, grazie. Continuiamo, siamo nei tempi quasi giusti. Sono la professoressa Barbara De Lucia che ci parlerà di protocolli di gestione della concimazione nell'allevamento di specie arbustive mediterranee per gli arredi. Buonasera, ben trovati. Ecco, io vi parlerò di alcuni risultati che sono intermedi sulle prove che abbiamo condotto nel comunicato ricerca del Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali dell'Università di Bari insieme ai colleghi Lorenzo Vecchietti e Giuseppe Cristiano. La nostra linea di ricerca nell'ambito del progetto Alcoverde riguardava sia gli interventi di messa a dimora delle piante per gli spazi verdi che il miglioramento delle tecniche coltivate. Quindi ci eravamo lasciati l'anno scorso con i risultati, prove di messa a dimora di siepi in arruole, quindi nei giardini, e noi avevamo definito qual era la dose ottimale di compost da mettere nella buca di piantagione. È stato citato più volte anche il professor ha usato la parola compost, che per noi è veramente significativa visto che siamo agronomi e che da tempo tentiamo di dare i risultati delle nostre ricerche nella fertilizzazione organica. Perché questo? Perché vi racconto questo? Sicuramente perché dal confronto con i produttori pugliesi emerge una costante lamentela, l'incremento dei costi dei fertilizzanti minerali di sintesi, che sono arrivati alle stelle, che ogni anno subiscono incrementi che penalizzano l'attività imprenditoriale. Ma non solo, noi operiamo in una zona che è sottoposta alla vulnerabilità per i nitrati. Ecco, Terlizzi, Molfetta è un centro dove si deve porre molta ma molta attenzione alla concimazione con concimi minerali di sintesi, proprio perché c'è veramente una forte preoccupazione per i nitrati che, come sappiamo, hanno delle conseguenze davvero nefaste sull'ambiente. Ecco dunque che in questa sede portiamo alcuni protocolli per verificare la possibilità di concimare in modo alternativo. Mi fanno molto piacere le parole di Antonio Grassotti, perché l'idea, quando l'ho invito a coinvolgere il progetto, era proprio quella di fornire delle linee guida, quindi di apportare un miglioramento sia verso gli imprenditori floristici, ma anche verso le amministrazioni pubbliche, che molto spesso sono allo sbando quando si tratta di mettere a dimora specie per dare un banco. Quindi il lavoro del professor Filippone è fondamentale, ma anche il lavoro di tutte le altre unità operative di questo progetto. E allora, sia per ridurre la dipendenza dai fertilizzanti minerali, ma soprattutto perché siamo chiamati ad aumentare la sostenibilità del processo produttivo, abbiamo pensato all'azione fertilizzante della sostanza organica che avevamo già assaggiato negli anni precedenti e in più ci siamo posti il problema di verificare se prodotti ad azione specifica su pianta, cioè quelli che la legge 217 che revisiona la disciplina in materia di fertilizzanti chiama prodotti ad attività biostimolante, possono essere utilizzati nei protocolli di concimazione e con quali risultati. Perché proprio questi prodotti? Perché questi prodotti
che non apportano elementi intuitivi hanno però un'attività che va nel senso di migliorare ed elevare la disponibilità di elementi intuitivi. E quindi se c'è un aumento di disponibilità nel suolo del substrato, viene migliorato l'ambiente. Quindi la filosofia che ha mosso la nostra unità di ricerca era verificare appunto in questo ultimato parlo e con cui un quadro di sintesi dei protocolli che noi abbiamo messo a confronto. Quindi vedete, c'è una parte di sperimentazione che è stata condotta in pieno campo, quindi in animale simulando un giardino urbano, utilizzando il compost verso i fertilizzanti minerali, quindi sono prove di confronto. E poi, poiché la seconda parte del progetto riguardava appunto il miglioramento della tecnica colturale della coccimazione nella produzione, abbiamo messo in opera delle prove in vaso, sempre su specie mediterranee, vedremo i pini, vedremo le sabbie, le lavande, utilizzando concimi organici, borlanda e carnicio, utilizzando la leonardite come ammendante, che è una elevatissima fonte di acidi umici, e poi vari prodotti ad azione biostimolante, come le alghe, o come l'uso di aminoacidi, sempre perché utilizzando questi prodotti non possiamo diminuire i quantitativi di concimi che diamo alle piante per la loro produzione. Questa è una panoramica della prima prova che è stata fatta su piante tappezzanti. Allora dicevamo, l'anno scorso eravamo giunti alla conclusione che la dose migliore del compost utilizzato fosse il 45% del volume nella buca di piantagione. Abbiamo messo a dimora le specie tappezzanti, abbiamo scelto i tini, stamattina abbiamo visto dei tini meravigliosi insieme allo smanino, ma anche abbiamo valutato l'effetto di pacciamature, quindi le tesi non pacciamate, pacciamatura con corteccia di pino e con sovallo di compost, e infine le specie. Che cosa ne è derivato? Ecco, questo è un esempio, quindi le piante, questa è una micro parcella, quindi abbiamo tre trattamenti, piante poste in file binate sulla fila distante 10 cm dalle file 40 cm. Considerate che abbiamo messo a dimora piante ottenute da Talea giovanissime, quindi erano quelle che vengono commercializzate nel vasetto 6, e quindi li abbiamo messi a dimora in pieno campo, e dopo 180 giorni, cioè 18 mesi, scusate, di coltivazione, questi sono i primi risultati. Poi vedete, la coccimazione organica ha avuto un buon risultato sul peso fresco, così come anche la pacciamatura con sovvaglio di compost, è stato il risultato migliore delle specie che possiamo misurare con rispetto alle rosmarine. Lo stesso per quanto riguarda la coccimatura. Perché abbiamo scelto quindi questi trattamenti confronti? Perché molto spesso l'amministrazione pubblica che deve mantenere il giardino non ha la più pallida idea di cosa si debba, quali possono essere gli interventi sostenibili ambientalmente. E quindi dare, diciamo, dei primi risultati in questo senso significa aprire una strada verso la possibilità di condurre anche in un regime, diciamo, biologico la gestione dei nostri giardini. Questa è una prova che è ancora in essere, che descrive come la fertilizzazione condotta con concimi a base di borlanda e di carnicio abbia un'influenza quindi sulla crescita, quindi sullo sviluppo morfologico delle specie e sullo stato nutrizionale. Tutte queste prove, vedete, sono state condotte somministrando tre soluzioni nutritive diverse in fertilizzazione. Quindi un concime organico dato dalla miscela di borlanda e carnicio, un concime minerale e un concime organo minerale. Le dosi che vedete sono differenti perché sappiamo bene che
titoli dei concimi organici sono più bassi e quindi per dare lo stesso potere fertilizzante abbiamo dovuto elevare le dosi, vedete, 3 dosi per la concimazione organica rispetto alla dose di 1 grammo litro per la concimazione minerale. Abbiamo usato i timi, quindi porto semplicemente dei dati che riguardano il contenuto di azoto organico nella ghirlanda e nel carnicio fluido, che comunque sono prodotti che rispondono alla normativa, e siamo ben lieti che il dottore Zizzo ci abbia comunicato l'esito positivo della proroga, perché appunto questa è una prova forse. Noi speriamo, cioè siamo possibilisti, diciamo, perché le piace solo. Non hanno altro che prorogare ormai. Allora, essendo le piante, ecco, in coltivazione, ci farebbe piacere poter indicare sui risultati. Ecco, i rilievi da effettuare sono tutti diversi, ma poi alla fine a cosa vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a un bilancio perlomeno dei macronutrienti, cioè vedere quello che è disponibile e quello che invece viene assorbito dalle piante, proprio per poter dare delle risposte. La prova sugli ammendanti ha riguardato la leonardite. La leonardite è un materiale fossile, si parla anche di lignite ossidata, ed è molto interessante perché ha una percentuale di acidi unici veramente molto elevata. Allora, il protocollo che noi abbiamo applicato riguarda dosi crescenti, 10 grammi per litro di substrato, 20, 40, 80 grammi per litro, quindi di substrato, nell'allevamento di una specie della lavandula Stercas pinnata e dentata. Quindi lo scopo era quello di verificare quale fosse la dose di leonardite che appunto favorisse la più elevata assimilazione degli elementi. Allora, ritorniamo un attimo indietro, scusate. E perché abbiamo scelto l'alimento? Abbiamo detto 60% di acidi unici. Perché a noi interessa, anche al professor Filippone, alla fine, i meccanismi di azione. Cioè, ci interessa certamente come si sviluppa la pianta, perché questa è l'informazione più pratica che bisogna dare al florovivaista, ma poi da ricercatore ci interessano i meccanismi di azione. Per cui ci sono delle azioni indirette degli acidi unici, vedete la principale mobilizzazione degli elementi minerali, ecco perché ne possiamo dare di meno, perché gli acidi unici favoriscono la mobilizzazione, quindi l'assimilazione, e anche per le loro azioni dirette. In fondo, che cosa desideriamo? Desideriamo un'architettura dell'apparato radicale molto forte, quindi un apparato radicale che cresca bene, al quale corrisponde un'altrettanta crescita ottimale della parte vegetale e micea. E la trazione diretta è che appunto gli acidi unici esplicano un'azione importante sulla permeabilità radicale. Quindi tutti questi studi, qui siamo nell'azienda La Mediterranea, perché uno degli imprenditori con i quali siamo contatti ci teneva che la sperimentazione fosse condotta da lui, perché voleva vedere di persona i progressi rispetto alla prova, progressi o i regressi, per fortuna abbiamo avuto progressi, e quindi ci ha permesso di portare, diciamo, alcuni dati, anche se poi in effetti sono gli studi sull'apparato radicale che condurremo con il software di utilizzo, quelli che poi ci permetteranno di stabilire i meccanismi di azione. Allora, vedete che cosa succede? All'aumentare della dose di leonardite, questo è il trend del peso fresco. Questo significa che effettivamente 80 grammi di leonardite per litro di substrato hanno un effetto depressivo. E questo è un dato significativo, queste sono le diverse piante. Purtroppo non si vede bene, però poi per chi vorrà, insomma, è a disposizione la relazione, si vede l'influenza del trattamento sull'abbondanza del capilluzio assorbente. E quindi dicevo che è interessante proprio perché ovviamente all'imprenditore che cosa preme? Abbattere i costi di produzione, quindi all'imprenditore sapere che
20 o 40 grammi vanno meglio di 80, è un dato che mi interessa tradotto in termini economici. La prova sui biostimolanti, abbiamo scelto le alghe, perché le alghe e quindi dosi di formulati di alghe a scopilum e sargassum date ad una concentrazione nella soluzione nutritiva di 0,05 e 4,5 grammi litro. Le alghe, perché appunto abbiamo nelle alghe una componente che si chiama zeatina. Che cos'è la zeatina? La zeatina è una sostanza naturale ad attività citochimica che è presente in tutti i vegetali, che viene sintetizzata a livello radicale, che interviene in moltissimi processi fisiologici e che stimola fortemente l'accrescimento radicale, favorisce l'emissione di radici secondarie e quindi anche l'assorbimento e il trasporto degli elementi nutritivi. Per cui abbiamo provato, ecco, se effettivamente ci fossero degli effetti biostimolanti su piante di lavandola pinnata, però questa volta invece di un substrato organico abbiamo messo a confronto 5 substrati incoerenti e scarsamente dotati di elementi nutritivi. Questo è il contenuto delle alghe in regolatori della crescita, vedete zeatina, tetrosina, acido linoleico. E in questo caso, oltre sempre alle valutazioni morfologiche, arriveremo alla determinazione analitica degli zuccheri e di alcuni fitoregolatori, degli studi più complessi. Ecco, nel frattempo però i primi risultati mostrano che già la dose di 3 a 1,5 grammi litro ha stimolato la crescita dell'apparato radicale, la conseguente altezza della pianta, lo stesso per il diametro e quindi il numero di germogli ascellari. E qui ci sono, mi dispiace che non si veda bene, però gli effetti della soluzione con diverse dosi di alghe sul capillizio che è stato, diciamo, valutato anche con delle analisi visive rispetto alla fuoriuscita dal vaso di coltivazione. E infine, non vi voglio annoiare, la prova su biostimolanti aminoacidi somministrati per via radicale, che è la prova a cui si riferiva prima il professor Filippone sulla lavanda, che appunto ha messo sull'oleandro, scusatemi, in evidenza come la somministrazione appunto di un biostimolante migliora tutti i parametri biometrici, come l'altezza sino ad arrivare al contenuto di clorofilla, ma anche il peso fresco e quindi la qualità visiva delle nostre specie. E per ricollegarmi alla prima relazione del collega del CRA, abbiamo con questa ultima CRA, chiedo scusa, valutato, ecco, la risposta morfobiologica di timo a differenti livelli di stress idrico, ma con la somministrazione di un prodotto ad attività biostimolante, perché in letteratura si legge che prodotti ad attività stimolante hanno un effetto di mitigazione sullo stress. Anche questa prova è ancora in corso, c'è il protocollo, quindi i livelli di stress appunto hanno riguardato l'intervento irriguo al 75% dell'acqua disponibile, al 50% e al 25% dell'acqua disponibile, e il biostimolante è stato questa volta somministrato per via fogliare. Attualmente sono stati fatti 4 interventi, le specie sono state Timus capitatus e Timus cipriodorus silverqui. Qui abbiamo la descrizione degli aminoacidi. Allora io mi scuso per la fretta e per la foga con la quale ho descritto ciò che abbiamo fatto, i risultati sono sicuramente intermedi, però anche le conclusioni le possiamo trarre.
adozione possibile di protocolli di concimazione non convenzionale, utilizzando i concimi organici, ma anche gli abbondanti, no? Come la leolandita e i prodotti d'azione biostimolante. Abbiamo visto che per gli arbusti tappezzati in aiuola c'è un positivo effetto fertilizzante del compost, per le specie di lavanda allevate con la leonardite sembrerebbe che queste, almeno nella prima fase di crescita, beneficiano di una dose di 20 grammi litro per substrato. Per quanto riguarda le alghe, la dose sembrerebbe essere quella di 1,5 grammi litro. I substrati che hanno dato poi le performance migliori sono stati la sabbia, la perlita e la forbice. Nell'oleandro la somministrazione radicale di un biostimolante con amminoacidi di origine animale promuove la crescita e anche la qualità estetica. E infine, appunto come ho detto, per l'ultima prova, quella sul tubo, è necessaria la prosecuzione per valutare i risultati. Io vorrei in particolar modo ringraziarvi per l'attenzione. Però un ringraziamento particolare al dottor Curco, che è in sala, che fa parte del nostro staff, che ha seguito insieme alla dottoressa Terioni le prove, e poi ringraziare la Idrofert, che è una ditta di concimi e di amendanti, che è molto sensibile, ci ha fornito gratuitamente alcuni dei prodotti, e infine l'imprenditore della Mediterranea, che ha ospitato alcune di queste prove. Grazie.